Per quanto riguarda la tematica delle intercettazioni, a mio parere c'è un problema di fondo, quello di verificare se con cambiamenti che hanno investito il sistema delle comunicazioni, che sono di portata epocale, cioè ormai moltissime comunicazioni passano attraverso canali informatici. Ecco, in un contesto del genere, possiamo pensare di fare a meno di determinate tecniche di indagine? A mio parere sembra assolutamente escluso, perché è evidente che una criminalità organizzata che comunica attraverso i più avanzati sistemi tecnologici può essere affrontata soltanto attraverso tecniche di indagine adeguate all'evoluzione che ha investito la società e tutto il sistema delle comunicazioni. Quindi io ritengo che sia importantissimo mantenere non soltanto le intercettazioni, ma anche quelle forme più avanzate. Su questa tematica, a mio parere, occorrerebbe una riflessione molto approfondita che tiene conto dell'evoluzione della criminalità. La riforma è sicuramente di una importanza estrema, perché la posta in gioco è altissima. Sarebbe drammatico se proprio alla fine del 1992 si era riusciti a costruire questa normativa veramente fondamentale per la lotta alla mafia, e 30 anni dopo, in cui ricordiamo il 30° anniversario delle stragi, questa normativa venisse demolita. Di questa estrema pericolosità di un intervento demolitorio era perfettamente consapevole la Corte Costituzionale, che proprio per questo ha conferito al legislatore il mandato di fare una riforma organica della materia. Sono convinto che occorre anzitutto una rapida conversione in legge e dell'attuale decreto legge, con la consapevolezza che si tratta di una normativa perfettibile. Ci sono vari aspetti su cui, anche con delle successive iniziative legislative, sarebbe importante intervenire. Anzitutto ci sarebbe a costruire un modello di giustizia riparativa adatto per le vicende più drammatiche, su fatti di estrema gravità che hanno segnato la storia del paese. A mio parere la giustizia riparativa deve comprendere una componente fondamentale, l'affermazione del diritto alla verità, che spetta ai familiari delle vittime, ma spetta a tutta la collettività. Sarebbe possibile, a mio parere, costruire un modello specifico di giustizia riparativa per queste vicende delittuose di portata storica, che hanno bisogno di un percorso di riparazione che va fatto nei confronti di tutta la società, a cominciare dalla società palermitana, che è sensibilissima al tema e che deve comprendere un contributo autentico per fare piena luce su tutte le vicende rimaste oscure. Noi dobbiamo comunque cercare di potenziare la collaborazione con la giustizia, di rafforzare la scelta di collaborare con la giustizia. E su questo occorrerebbe un grande investimento, anche in termini di risorse umane e di organizzazione, perché non possiamo pensare che la collaborazione con la giustizia sia qualcosa che appartiene al passato. A mio parere è assolutamente indispensabile quel contributo di conoscenza dall'interno, in termini completi, delle organizzazioni criminali che può dare il collaboratore di giustizia. Non può essere mai sostituito in maniera integrale dalle nuove tecniche di captazione delle comunicazioni su base tecnologica, sulla possibilità di valorizzare l'emersione delle ragioni della mancata collaborazione con la giustizia. Su questo, appunto, a mio parere, una verifica di una autentica revisione delle proprie scelte di vita può benissimo comprendere questo aspetto dell'indicazione delle ragioni per cui si è decisi di non collaborare con la giustizia. Sarebbe questa una parte importante delle valutazioni affidate al giudice. C'è poi un terzo aspetto che io credo veramente fondamentale, che riguarda gli accertamenti sul piano patrimoniale, che possono essere effettuati nei confronti delle persone condannate all'ergastolo che chiedono di fruire dei benefici penitenziari. Sarebbe fondamentale costruire un raccordo informativo molto stretto tra le sezioni misure di prevenzione dei tribunali, i vari organi del pubblico ministero e la magistratura di sorveglianza, tra i compiti che vengono affidati al giudice di sorveglianza dalla riforma. C'è proprio quello di fare una verifica molto attenta sulle condizioni patrimoniali. A mio parere, per consentire lo svolgimento proficuo di questo compito, ci vuole un raccordo sul piano dello scambio di informazioni estremamente efficiente, che si può realizzare anche attraverso apposite banche dati. Potrebbe essere importante applicare la disciplina riguardante i reati ostativi anche a certe forme particolarmente gravi di criminalità amministrativa. Penso ad esempio al tema della corruzione organizzata transnazionale. Questa, secondo me, è una materia estremamente allargata
allarmante su cui inserire il fenomeno della corruzione organizzata transnazionale nell'ambito del catalogo dei reati ostativi potrebbe essere una scelta da prendere in seria considerazione. Questo tema della corruzione organizzata transnazionale era fortemente sentito proprio in quelle occasioni in cui a margine delle conferenze internazionali organizzate a Vienna per l'applicazione dei principali strumenti di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione, si costituiva un dialogo tra le istituzioni e la società civile. Se ne parlava molto spesso perché ci si rendeva conto che ci sono certe forme di criminalità amministrativa che sono esse stesse criminalità organizzata. Un conto è l'episodio di corruzione singolo, un conto è l'episodio di corruzione che fa parte di un intero sistema e che per giunta ha una dimensione transnazionale. È evidente la straordinaria gravità di quest'ultimo fenomeno. Su questo io credo che ci dobbiamo interrogare, perché è un tema sentitissimo anche in parecchi paesi esposti alla drammatica presenza di queste forme di corruzione su base sistemica. È importante che l'Italia faccia da modello di riferimento per questi paesi, anche sul piano delle tecniche di indagine.